Ministro, lei è venuto qui a Matera per la presentazione del programma di Matera 2019, ma è partito da un evento importantissimo, qual è il 21 settembre 1943. Prima stavo pensando a quello che aveva detto il Presidente dell'ANPI, no? sulle scuole e l'importanza. Io non ho voluto intervenire, questo era un momento per Matera, oggi ci doveva essere il governo oggi doveva stare muto esattamente come sono stato, ma al di là di questo, vede, la riflessione che stavo facendo era non tanto sui giovani ma sugli adulti, e dobbiamo ricordarci che quello che è successo qua 75 anni fa sono stati dei comportamenti, e quando le persone non solo parlano, non solo affermano dei concetti, ma realizzano dei comportamenti che sono coerenti con questi concetti. Questo dobbiamo ricordarcelo, perché ha detto giustamente il sindaco, la libertà non è un qualcosa che si trova per terra e neppure qualcosa che ci viene garantito da un'entità, è qualcosa che noi dobbiamo combattere e mantenere tutti i giorni, ed è fondamentale in questo paese, perché abbiamo una Costituzione che su quell'esperienza è stata scritta, è una Costituzione che chiaramente difende quelli che sono i valori dell'antifascismo, e tutto quello che rappresenta dobbiamo trasmetterlo e rappresentarlo il più possibile nei nostri comportamenti. Allora i giovani ci verranno dietro, perché vedranno la coerenza tra quello che diciamo e quello che facciamo. Quello che ci terrei a fare è fare un 101% di quello che abbiamo promesso. Vede, quello che sto riscontrando nei miei giri in tutta Italia è che quello che succederà dal 19 gennaio 2019 qua a Matera, non solo lo sa tutta Italia, se lo aspetta molto e lo proficua, tiene con un grandissimo valore e una grandissima attenzione. Questa è la ragione per cui, da formalismi nostra, di questo in particolare, c'è solo l'interesse a raccogliere delle disponibilità che in tutta Italia anche istituzioni culturali molto prestigiose sono disposte ad offrire, e a fare un qualcosa in più, una specie di, passatemi il termine, programma aggiuntivo che affiancheremo a quello di Matera 2019, che non necessariamente avverrà a Matera, può avvenire anche in una locale, dove sarà il caso, ma non ha importanza. Matera deve essere anzi il motore che fa girare un grande disegno, un grande meccanismo, un grande progetto culturale di cui deve beneficiare l'intero Mezzogiorno, perché solo così noi abbiamo una possibilità molto concreta di cambiare il paradigma, di superare la collina, di far sì che quello che stiamo realizzando quest'anno possa andare avanti per i prossimi 20 anni. Questa è una cosa che io mi sento pienamente responsabile di questo, e avrete tutto il mio personale e del Ministero a porto per far sì che ciò accada.